Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Scusi, tecnicamente forse ecco non ho risposto, ma perché davvero no, non è possibile. Basta guardare una cartina geografica, basta rendersi conto che il Mediterraneo non è un fiume. Probabilmente il governo seguirà l'esempio di ciò che dell'abominio che è stato appena fatto tra Stati Uniti e Messico, in cui si sono inventati le boe con le lame che servono a ferire chiunque si avvicini, ma non, quindi non lo so, probabilmente si arriverà a immaginare di mettere un'enorme fila di boe con delle lame che possano infilzare chiunque provi ad avvicinarsi. Questo è già un'idea che è stata ma è già qualcosa che possiamo provare. È il libro delle fantasie. Stiamo attenti con questi slogan, stiamo attenti col blocco navale. Ma ha capito che il blocco navale è impedire le partenze, non bloccarli quando sono in mare? Scusi, ma l'ha capito cos'è il blocco navale? Però non vi sovrapponete perché Linardi è in collegamento. Non ha capito cos'è il blocco navale? Perché possiamo essere in grado di accogliere 200.000 persone o 5 milioni, ma non se queste persone sono persone nere che arrivano dai paesi che abbiamo sfruttato in maniera indiscriminata e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Insieme a questo, e concludo, il ferocissimo attacco del cambiamento climatico, perché nell'ultima settimana tra Marocco e Libia abbiamo oltre 10.000 tra morti e dispersi. Possiamo aspettarci solamente altre fughe. È il libro degli slogan dell'ONG, i neri, dice le boe che vogliamo affondare le navi, voi dice il cambiamento climatico, ma sembra un libro dei sogni. Ha accusato sostanzialmente il governo o comunque chi non vuole l'immigrazione irregolare di avere un approccio razzista, di voler affondare le navi, ma non è assolutamente così. Mi costituisco la legge italiana e la legge europea che dice che se ci sono dei confini, questi confini vanno difesi e fare entrare le persone irregolarmente. Non la sentiamo, se vi sovrapponete davvero a casa non diamo un buon servizio.